stage is where my heart stays. End of games for me, so don't ask me to play. No more faith in anything else. I'm just living day by day. I can wait for the right things to come to me. Salve a tutti! Il video tag Non vivo più senza te. Allora, l'ho visto fare dalla Sindina e mi era piaciuto tantissimo. Poi dopo, quando ho visto farlo da Giuliana, Makeup Delight, ho detto ok, lo devo fare anch'io. Ho radunato i miei prodotti con cui non posso davvero vivere senza, in cui se andassi in vacanza li porterei sicuramente con me. Infatti così è stato. Quando sono stata in vacanza non è mancato nessuno di questi prodotti. E iniziamo. Non sono soltanto prodotti di make-up, ma sono anche prodotti per la cura dei capelli, visto che io impiego davvero davvero molto tempo alla cura dei miei capelli. Lo so, non si nota. Però ci dedico davvero tanto tanto tempo. Quindi vorrei iniziare subito. Il primo prodotto per i capelli sono queste qua, che sono le mie Glam Hair Extension, di cui feci anche tutta quanta il video sull'extension, differenza tra cheratina, clip e tutto quanto, ve lo metto giù nell'info box se siete curiosi di andarlo a vedere. E appunto sono queste extension, pagate davvero tantino, cioè non per la qualità che hanno, però a livello insomma economico sono state un bel impatto, però sono felicissima di averle comprate. Prodotto numero 2 per i capelli. Le tinte della Stargazer. Queste qui sono quelle che utilizzo io per farmi il colore dei capelli. Sono Hag Plum, Plum e Shock Pink o Pink senza Shock, non mi ricordo. Che sono delle tinte resistenti. Io davvero le ho provate di tantissime marche, ma mai resistenti come queste. Questo colore che vedete adesso che io ho in testa, che è sbiadito perché ha più di un mese. Questo fine settimana saranno 5 settimane che ho fatto il colore. E come vedete è ancora buono, lo rifarò soltanto perché, come vedete, c'è un pochinina di ricrescita e mi urta. E quindi lo rifarò soltanto per questo motivo, perché comunque come colore non è terribile. Non so se siete abituati a usare appunto queste tinte semi-permanenti. Non durano così tanto. Io ho usato la Rich Color Direction, ho usato Stargazer, ho usato altre due marche che non mi ricordo come si chiamano, però non sono belli e resistenti come questi qua. Quindi Stargazer forever! Terzo prodotto è l'ultimo per i capelli, è la lacca semidelino della Paris Saint. È una lacca con una tenuta forte, perché io comunque ho bisogno di una tenuta bella resistente, perché io esco la mattina e non mi rifaccio i capelli fino alla sera, ho bisogno che il ciuffo mi stia in piega. E se non uso il gel d'aloe, utilizzo questa lacca appunto della Paris Saint. Quarto prodotto, iniziamo con quelli di make-up. Il mascara che utilizzo, che è la seconda o terza volta che l'ho già ricomprato, è questo qua della New York Color. Qua, con lo scovolino fatto in questa maniera. E è il mio mascara preferito in assoluto. Li ho provati davvero tante marche. Ho provato della Makeup Forever, ho provato della Chanel. L'unico mascara che lo batte è l'ultimo che hanno fatto della Dior, ma per il prezzo sì, preferisco decisamente questo qua. Quello della Dior mi hanno dato un campioncino alla Sephora e l'ho provato, è similissimo a questo qua, la differenza è davvero misera, e questo qua è davvero il mio mascara preferito. Quinto prodotto, io mi sa che il mascara ho detto 3, avevo il debito in matematica, l'ho avuto tutti gli anni. Quindi se sbaglio i numeri, perdonatemi. Quinto prodotto di cui non posso fare a meno è questo eyeliner qua, della Maybelline. È un eyeliner in gel, quella lì è la quarta confezione, questa qui è la terza che sto finendo. Semplicemente in gel, ecco ora si vede, con in dotazione il pennellino, per la modica cifra di 11 euro è il miglior eyeliner che abbia mai provato. Lo posso mettere anche nella rima interna dell'occhio, e ha fatto il tour de force per l'ultimo dell'anno quando sono stata 24 ore sveglia senza ritoccarmi il trucco.
Ebbene sì, lui ha resistito. Ha resistito per 24 ore nella rima interna dell'occhio senza sbavare. Ditemi dove si trova un altro prodotto in questa maniera. È abbastanza economico, quindi the best. Sesto prodotto. È il mio rossetto preferito. Un'edizione limitata di 2 anni fa. Sì, lo so, sono 2 anni, dovrei buttarlo, ma lo tengo come campione colore. Infatti non lo utilizzo più perché ha cambiato anche un po' odore. È il Black Cherry della Kiko. Non mi ricordo nemmeno di che collezioni, non c'è, penso nemmeno scritto. Comunque sì, è il mio rossetto preferito, il migliore che abbia mai provato, il come colore, come tenuta, davvero ottimo, ottimo, ottimo. Sesto prodotto preferito. È il blush della Elf, color Coral della linea minerale. Che con questo sole non lo metterà mai fuoco. Sì, qua sull'ombra forse ce la facciamo. Comunque, è il blush che ho utilizzato di più. È finito, praticamente finito. Ne ho ricercati tanti. L'unico colore che gli si avvicina è English Rose della Neve Makeup. Ma questo qui è matte, senza brillantini, ed ha quel colore chiaro. È un colore molto chiaro che sulla mia pelle riesce a stare bene, perché avendo una pelle, come vedete, abbastanza cadaverica e non prendendo il sole nemmeno di estate, ho sempre bisogno di qualcosa che risulti delicato e questo blush riesce a esserlo. Ottavo prodotto della Neve Makeup, Light Natural, il fondotinta Hide Coverage che vi feci la review qualche tempo fa. Comunque, se vi interessa, lo metto giù nell'info box. Appunto, un fondotinta coprente, veramente, davvero tanto, mi ci trovo bene. Ho scelto la colorazione Light Natural perché alla fine è quella che mi si addice di più in questo periodo. Fino a una settimana fa era meglio su di me quello con il sottotono leggermente rosato. Ora che sto perdendo anche il poco minimo sole che ho preso andando in giro, mi trovo meglio con Light Natural e tra un po' ci sarà Fire Natural, che avrà un colore decisamente migliore. Nono prodotto, ci avviciniamo sempre di più all'ultima posizione. Allora, è la palette della Neve Makeup, la elegantissima. Voi dite, non ha questa confezione? Sì, lo so, ma perché questa qui l'ho comprata io, l'ho composta io, per un semplicissimo motivo, che mi ero comprata già delle cialde. Volevo vedere come mi trovavo con i marroni. Devo dire, mi sono trovata bene, quindi ho deciso di completarla. Sì, lo so che così ho speso di più, però secondo me era uno spreco avere già. Avevo già Coco, Black Sheep e ovvero questi due. E che cacchio avevo comprato? Non mi ricordo se peluche o smoking, comunque erano 3 cialde. E mi sembrava uno spreco appunto metterle via. E quindi ho deciso di comprare le altre e ho costruito la mia palette. Ultimo prodotto, anche come diciamo il mio preferito alla fine, è quello che utilizzo di più insieme al nono. Sono davvero dei prodotti che non mancano mai nel mio make-up. Alla fine, comunque, queste qui sono le cose che utilizzo sempre per prepararmi per uscire, che sono sempre con me quando vado via. Appunto, bando alle ciance e la Duochrome della Neve Makeup. Era una palette abbastanza costosa, costava 33 euro, ma io la comprai. Praticamente doveva uscire un giovedì, non mi ricordo quando. So che l'ho comprata la sera prima che uscisse nel sito, perché appunto la volevo, la desideravo davvero, davvero tantissimo. Quindi appunto è questa qua. Ha dei colori meravigliosi, purtroppo non c'era più perché era in edizione limitata e a quanto ho capito non la rimetteranno in vendita. E appunto questa palette qua è una tra le palette più belle che abbia mai avuto. Colori pigmentatissimi, io davvero adoro la Neve Makeup. E niente, bando alle ciance, adesso arriva il momento del tag, perché anch'io ho deciso di taggare delle persone in questo tag. Oltre a tutti voi che state guardando il video, taggo in particolar modo. Taggo in particolar modo Nadia Tempest, Elle4Fool e Mimi Ryu. Ok, sicuramente ho sbagliato a pronunciare l'ultimo nome, però correggimi. Ti
ti prego, correggimi e perdonami. E niente, appunto, vi invito tutti voi oltre che loro e vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!